Buonasera, ben ritrovati con il TG Plus News di Treviso. Nella giornata odierna a San Zenone degli Ezzelini, una donna è stata salvata dalla protezione civile dopo che la sua auto è finita in un fosso allagato in via Nogarazze. L'incidente, causato da un'ostruzione del fosso per rifiuti e sterpaglie, ha richiesto l'intervento dei volontari anche in via Boschier per un'altra emergenza. Il comune ha già appaltato lavori di sistemazione idrogeologica per quest'area soggetta ad allagamenti. Le squadre di protezione civile rimangono in allerta a causa del persistente maltempo previsto fino a domani. Una residente di Museistre di Roncade ha subito danni per circa 7.000 euro a causa di continui sbalzi di tensione elettrica nella sua abitazione sin dal 2019. Nonostante ripetute segnalazioni e distribuzione, infatti, il problema, apparentemente causato da una cabina elettrica malfunzionante, persiste tutt'oggi. La donna si è ora rivolta all'ADICO per intraprendere azioni legali, chiedendo la sostituzione della cabina e un rimborso per i danni subiti. Altri residenti della zona avrebbero segnalato anch'essi simili problemi. Il mondo del commercio sta cambiando e gestire un negozio di moda, abbigliamento, calzature e accessori richiede talento, visioni e nuove competenze. Per rispondere a questa esigenza, il gruppo Federmoda Confcommercio, congiuntamente ad Ebicom EBT, ha organizzato il primo master specialistico dal titolo Off On, il futuro del retail, tendenze, sfide e opportunità. La prima Lectio Magistralis, in programma lunedì 21 ottobre dalle 9.30 alle 12.30, è affidata a Corrado Facco, direttore generale e amministratore delegato di Certottica Group, vicepresidente fondazione ITS Cosmo Fashion Academy. Dopo i saluti istituzionali dei vertici regionali e provinciali, interverranno Adriano Bordignon, presidente di Ebicom EBT, ente finanziatore del progetto, e Beatrice Paludetti, presidente di Federmoda della provincia di Treviso. Domenica all'ippodromo Sant'Artemio si disputa il Gran Premio Giuseppe Biasuzzi, gara di gruppo 1 con montepremi di 121.000 euro. La corsa, riservata ai cavalli di 4 anni, vedrà 12 partenti sfidarsi sul miglio classico. Tra i favoriti, Executive e K, guidato da Alessandro Gocciadoro. Mauro Biasuzzi, dal canto suo, che è il figlio del compianto Giuseppe, parteciperà con Euforia B. L'evento, che inizia alle 14.50, includerà anche un'area espositiva con 40 attività commerciali, intrattenimento per bambini e la celebrazione della storia dell'ippodromo di Treviso, che domenica dopodomani compie 110 anni.